La Corte Suprema di Israele ha iniziato ad esaminare le petizioni per abolire una legge che limita i suoi stessi poteri. Per la prima volta nella storia del paese, tutti i 15 giudici che compongono la Corte si sono riuniti martedì per discutere 8 ricorsi alla clausola di ragionevolezza approvata dalla Knesset, il Parlamento israeliano, a luglio. L'emendamento della clausola abolisce l'autorità della Corte Suprema di annullare le decisioni del governo. Si tratta del primo tassello del piano più ampio del governo del primo ministro Benjamin Netanyahu, con l'obiettivo di indebolire la Corte Suprema e dare più potere all'esecutivo. Per la decisione della Corte ci vorranno settimane, se non mesi. Fuori dal Tribunale di Gerusalemme non è mancato l'appoggio popolare al governo di Netanyahu, una coalizione tra il suo partito Likud e gli alleati ebrei di estrema destra e ultraortodossi. Da 9 mesi la riforma della giustizia è contestata con oceaniche manifestazioni da una parte della popolazione israeliana. Nel mirino lo stesso Netanyahu, che è sotto processo con accuse di corruzione, frode e abuso di potere. La nuova legge potrebbe annullare possibili sentenze contro lo stesso primo ministro.